Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro come cucire un bavaglino bandana senza carta modello. Il bavaglino senza carta modello lo andiamo a realizzare semplicemente duplicando un bavaglino che abbiamo già in casa. Quindi prendo le due stoffe che ho scelto, ne ho scelte due perché il bavaglino si potrà utilizzare da entrambi i lati. Prendo il bavaglino già pronto e lo posiziono su una delle due stoffe che ho scelto. Poi con un gessetto vado a segnare tutto il perimetro. Lascio però circa un centimetro di distanza in modo da avere lo spazio per le cuciture. E vado a ritagliare. Ecco, una volta tagliata la stoffa, la vado a posizionare dritto contro dritto sull'altra stoffa che ho scelto per il bavaglino e vado a segnare anche qui la forma, questa volta senza lasciare un margine perché questo che abbiamo ritagliato è già della grandezza giusta. Vado a ritagliare. Una volta ritagliate le due stoffe, le andiamo a sovrapporre dritto contro dritto e fermiamo il lavoro con delle mollette o con degli spilli. Adesso vado a cucire lungo tutto il perimetro, lasciando però alla fine circa 5 cm liberi che ci serviranno per rivoltare il lavoro. Adesso, utilizzando questo spazio che abbiamo lasciato libero, rivoltiamo il lavoro. Ecco il lavoro capovolto. Questa fessura che abbiamo utilizzato per capovolgere il lavoro solitamente l'andrei a cucire con un punto invisibile, ma questa volta salto questo passaggio perché adesso per rifinire il bavaglino darò una cucitura lungo tutto il perimetro con la macchina da cucire. Quindi facendo la cucitura sul perimetro andrò a chiudere automaticamente anche questa parte. Quindi faccio le pieghe. Faccio entrare i bordi verso l'interno e fisso con due mollette e vado poi a cucire lungo tutto il perimetro. Prima di cucire però sistemo un attimo i bordi per fare in modo che le stoffe siano piegate per bene. Vi potete anche aiutare con il ferro da stiro. E adesso andiamo a fare la chiusura. Il bavaglino che ho utilizzato come modello ha una chiusura in velcro, io invece andrò ad utilizzare dei bottoncini clic-clac. Se voi preferite la chiusura in velcro, basterà semplicemente tagliare un rettangolino di velcro e cucire con la macchina da cucire intorno al rettangolo, facendo attenzione che una parte del velcro sia nella parte interna del bavaglino e una parte nella parte esterna. In questo modo. Io preferisco i bottoncini clic-clac sia perché posso creare due diverse misure di chiusura, sia perché quando metti il bavaglino in lavatrice non hai timore che si attacchi agli altri capi.
Ecco, questo è il risultato dopo aver inserito i bottoncini e come vedete mettendo due bottoncini ho la possibilità di utilizzare il bavaglino in due misure, quindi più stretto o più largo. Ovviamente, come dicevo, il bavaglino si può utilizzare da entrambi i lati. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un mi piace, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video e se vi va seguitemi anche su Instagram. Io adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima idea creativa. Ciao!